con l'altro Tommy, Tommaso Romoli per lo Stargame. Tommaso, come procede l'organizzazione del villaggio di questo Stargame 2017 al Piazzale Michelangelo? Quest'anno ci saranno novità anche nella parte, diciamo, di supporto al campo da basket. Sì, ciao Fabio. Sì, stiamo procedendo con la costruzione della parte del piazzale che ospiterà appunto l'evento e cerchiamo chiaramente di andare a migliorare quella che è stata un po' tutta la struttura e l'organizzazione dello scorso anno. E per il momento siamo a un buon punto. Cerchiamo chiaramente di portare dei miglioramenti là dove è possibile con l'aiuto un po' di tutti. Abbiamo confermato degli importanti accordi commerciali, di partnership, di collaborazione con aziende che ci hanno dato una mano, ce la daranno anche quest'anno e di cui siamo molto soddisfatti e grati. Prima di tutto la Ford, Autosas, Francesco Falciani che ha confermato la sua presenza anche per quest'anno e ci supporterà in maniera fondamentale. Ieri abbiamo annunciato una importante collaborazione con un'azienda storica fiorentina che è la Ludovico Martelli e che sarà presente con dei marchi di brand nazionale a sponsorizzare l'evento e per noi sono tutte collaborazioni fondamentali, importanti, che ci gratificano e ci danno una bella soddisfazione. Dal punto di vista dell'organizzazione avremo il solito campo principale, che sarà il campo dove disputeremo, diciamo, le partite del 5 contro 5, sfrutteremo anche chiaramente per tutti gli eventi del 3 contro 3, la gara delle schiacciate, il tiro da 3 punti. Avremo un altro campo più ridotto che potremo sfruttare quest'anno anche quello per il 3 contro 3. Ci saranno tutti i gazebi e tutte le aree stand disponibili per chi vorrà esserci. Ci sono ancora qualche gazebo libero e quindi invitiamo anche chi vorrà essere presente al piazzale a farsi vivo perché più siamo e più ci divertiremo. Andremo a migliorare anche numericamente quella che è l'offerta della famosa Food Street Square. L'anno scorso avevamo due food truck più il gelato Carapina, quest'anno andremo a allargare l'offerta con 5 food truck più 2 truck che si occuperanno della gestione di tutto il beverage, quindi del bar, della birra e quindi sicuramente andiamo a incrementare cercando di migliorare e di dare la possibilità di un'ospitalità sempre migliore.